Voi, Curzio? Sì, signoria. È Giacomo che vi manda? No, ho accompagnato il signor Olimpio. Siamo qui per farvi fuggire. Olimpia la Petrella? Sì, signoria, è rimasto nella boscaglia e ha mandato me. Ha assoluto bisogno di parlarvi. Vi scongiuro di trovare il modo. Oddio! Aspettate. Nella chiesa, dietro le colonne. E ricordate, l'ingresso è sulla destra del castello, al fondo della strada. Inteso? Ho capito. Adesso andate. E se incontraste mio padre, sappiate rispondere. Non dubitate. Chi sei tu? Che fai in casa mia? Sono un mercante. Volevo vendere queste stoffe alle signore. E chi ti ha dato il permesso? Ho suonato. Ho domandato alla servitù. Che sia la prima e l'ultima volta che ti azzardi a mettere il piede qui dentro, eh? Via! Di un po'. Tu ricevi degli estranei quando io non sono in casa. Non ho ricevuto estranei. Sì. Un mercante di stoffe. Me l'ha detto lui stesso un momento fa. E allora vi avrà anche detto che l'ho mandato via. Bada. Che io ti chiudo a chiave e non ti faccio più fare un passo. Com'è che questa croce si trova qui? Oh, mi senti? Ti domando com'è che quella croce è lì. Me la son fatta restituire. Restituire? Già. Perché voi vi siete dimenticato che era un sacro ricordo di mia madre. E avete creduto bene di regalarlo alla vostra sguattera. Io? Ma cosa vuoi dire? Lo sapete benissimo, senza che occorra spiegarvelo. Io non ho regalato niente a nessuno. Me l'avranno rubata. No, non l'ha rubata. Me l'ha dichiarato lei. Maledetta! No! No! Cicco! Che vuoi tu? La Beatrice! E d'ora innanzi non ti muoverai più da questa camera. Su, Beatrice, calmati, calmati.